Ministro, dalla Francia Drouet vi ha fatto sapere che i gilet gialli non sono un partito, non sono una casta, sono cittadini, punto e basta, per dirla come la dicevate voi, insomma sembra un po' la legge del contrappasso. E il movimentismo in Europa vi gira le spalle, in Europa con chi ci andate? Finlandesi, croati, con chi lo fate questo gruppo? Chi vi sta rispondendo? Beh, il gruppo è a buon punto perché siamo già in quattro e forse per la Brexit serviranno solo sei nazionalità per comporlo, quindi mancherebbero due componenti di due nazionalità diverse che avremo modo di coinvolgere. Io comunque nei prossimi giorni resta fissato l'appuntamento con alcuni esponenti dei gilet gialli per capire le loro intenzioni a livello europeo. Capisco l'intervento di ieri di uno degli esponenti, perché se un ministro del governo Macron comincia a fare complottismo dicendo che altre nazioni stanno finanziando il movimento dei gilet gialli, allora a quel punto è giusto che quel movimento si debba smarcare, e l'avrei fatto anch'io, soprattutto perché vorrei spiegare al ministro del governo Macron e a tutto il governo Macron: i gilet gialli li sta finanziando politicamente il governo Macron con le assurdità che sta facendo. Solo che mentre in Francia nelle piazze i gilet gialli sono quelli che rivendicano un reddito minimo più alto, un'età pensionabile più bassa e più democrazia partecipata, in Italia chi indossa il gilet giallo è quello che ha la pensione d'oro, che avrete visto ieri sera mettere un gilet giallo per protestare contro il taglio delle pensioni d'oro che abbiamo fatto in legge di bilancio. Dico a tutti i gilet gialli pensionati d'oro d'Italia che secondo me è proprio ridicolo mettersi un gilet giallo, soprattutto perché hanno preso soldi dagli italiani per troppi anni e finalmente glieli abbiamo tagliati. Almeno abbiano la decenza di tacere e di non mettere in moto queste pantomime o messe in scena.